dare il carico e no? Sì, andate. Sì, guarda, te lo metti qua. Grandezza va bene, o un po' più piccoli? Un po' più piccoli, ok. Cosa? Già che noi pensiamo, possiamo vedere la quantità con queste dosi, così sono. Signori, intanto che i nostri chef vanno avanti con la preparazione e voi degustate il bistum, presento il signor Rino della Rive Colle de Fer di Canada, che vi illustrerà il vino che abbiniamo assieme a questo, che è un Verduzzo Passito. Grazie, grazie. Un po' di intanto buongiorno. Sì, noi siamo un'azienda di Caneva che abbiamo circa un 12 ettari, tutti in collina. Uno dei nostri prodotti, diciamo, che utilizziamo maggiormente è il Verdiso. È un vitigno un po' autoctono delle nostre colline. Qui siamo andati a presentare un Verduzzo Passito, perché cerchiamo di mescolare il dolce del vino e la struttura con questo ottimo prodotto che fa parte della nostra tradizione. Anche il sistema di produzione di questo vino fa un po' parte della nostra tradizione, perché questo vino lo produciamo con un vecchio sistema, vuol dire appassimento in traccio. Il traccio viene tagliato metà settembre, primi di ottobre, e viene lasciato fuori fino a dicembre circa. Una delle nostre fortune, delle nostre colline, è il microclima. C'è un microclima molto particolare che ci permette l'appassimento fuori in traccio. C'è uno scambio termico col mare che fa sempre, crea sempre una microprezza che fa asciugare il grappolo e ci fa fare un prodotto che è un po' particolare. E questo qua vuol dire portare avanti, come lo portano avanti loro, una tradizione enologica che nelle nostre colline, ma nelle nostre zone, è sempre stata molto radicata. Altra cosa importante è anche quella che avete voi alle vostre spalle, c'è quel cartello là, Eno Pordenone. Eno Pordenone è un insieme di cantine che si sono messe d'accordo, creano una simbiosi per far conoscere i loro prodotti e qui in Pordenone, ma anche fuori. Finita questa degustazione potete fare un giro e la conoscete un po' il territorio pordenonese nelle varie sfaccettature. Vuol dire c'è la grave, vuol dire c'è il sasso, c'è la collina e c'è la zona, il terreno un po' più sciolto, e quindi avete proprio un escursus di tutte quante. Tornando al nostro prodotto, la nostra cantina, sì, siamo una cantina piccolina, non abbiamo grossi media, non abbiamo grosse produzioni, cerchiamo di sviluppare i prodotti, abbiamo parecchi più prodotti, cerchiamo di svilupparli piccoli quantitativi e facciamo anche delle selezioni in campo per provare anche a capire nello stesso vigneto, in diverse zone del vigneto, ci sono diverse sfaccettature anche lì del prodotto. Un altro prodotto che si può anche assaggiare qui nel nostro stand è anche il Verduzzo Frizzante, un'altra sfaccettatura del Verduzzo, perché il Verduzzo è forse uno dei più bei vitigni friulani. E negli ultimi anni ci si sbizzarrisce anche a svilupparlo in diversi modi, come può essere una malvasia, come può essere anche diversi altri prodotti. L'abbinamento speriamo che vi piaccia, che vi sia piaciuto. Sto osservando un po' le facce e vedo come va. Vedo un pollice alzato, la signora vedo che apprezza.
Un'altra cosa importante, fare queste manifestazioni sta diventando un qualcosa di molto fondamentale per il nostro territorio, perché vuol dire riappropriarci di una nostra cultura, la cultura agricola, che forse per qualche anno ce ne siamo un po' dimenticati, però la cultura agricola vuol dire enologia, ma vuol dire tutta una gamma di prodotti che ci sono nel territorio, diventano sempre più importanti per far conoscere la nostra terra, il nostro territorio, le nostre zone, anche fuori dal nostro piccolo. Perché io vedo che c'è una forte richiesta di scoprire le nostre terre, che sono sempre state un po' chiuse, forse anche perché non si interessava tanto farsi conoscere, ma adesso è importante. Quindi benvengano queste manifestazioni, benvenga questa fiera, e un ringraziamento proprio a chi l'ha organizzata, perché come prima edizione sono convinto che di più non potevano fare. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, e venite a visitare Eno Pordenone. Grazie a tutti. Abbiamo informato per 10-15 minuti, 180 al secondo grado. Il fuori di casa basta 180 gradi, 180, 15 minuti poi più, andato sopra, se è elettrico, metà. Quindi voi vi sapete regolare voi, insomma, ci siete la consistenza con il cotto idrofigurato. Diciamo, questo è venuto quello che ho fatto infatti ieri, questo qua, un po' più consistente, ho usato un grano duro, una pancartigiana molto fine, solo grano duro, è un po' più compatto. Se è classico grano tenero duro, per un po' più soffice, riesco un po' di più. Quindi alle volte il pane, facciamo quel pane che abbiamo. Si fa la polenta per la farina che abbiamo. Quindi può cambiare, mettere parecchie, la frutta candita va molto bene, quindi la frutta secca, la croccantezza, l'agrume, questo è importante. Diciamo che alla fine è un piatto povero, che modo di dire, perché con quel che costa, tutti i candenti, canditi, pinoli, tutto il resto costa forse più di, no, la focaccia. Vabbè, però bisogna anche sognare un po'. Vabbè, dopo noi siamo nello stand della FIT, ci interessa la ricetta, questo è il detto lì che vuole scriverla, qui una quantità un po' più, però basta ridurre in percentuale, quindi diciamo di fare un bel vassoio pieno con un quinto di queste donne. Poi vi metto fuori la ricetta, chi vuole, e si scrive.